Questa sera ho parlato un po' di me, un po' della mia generazione, un po' delle cose che sentiamo, un po' della necessità di essere un noi che non siamo più. Sono partito proprio in ragione di ciò, dal fatto che tardivamente, ma con un senso dell'avventura piuttosto alto, ho scritto un libro, una ricognizione che si chiama Un'educazione milanese, in cui ho parlato della biografia della mia città e di una parte della mia biografia, là dove coincide con i destini generali e l'assetto generale di quella che credo sia l'unica metropoli italiana, cioè Milano, e di come ci si vive. Che cos'è l'identità metropolitana? Ecco, questa è la vera grande domanda che credo non valga solo per me, ma che abbia un senso anche più generale, perché è interessante interrogarsi sulle radici, molti lo fanno, bisogna anche interessare e bisogna anche penetrare quegli universi in cui le radici non si vedono. E questo accade nella grande città. Da lì siamo passati a parlare di identità in senso più generale, di formazione. Un pezzo della mia formazione è stata una formazione di tipo musicale, e nella fattispecie da melomane, perché avevo un nonno melomane. E quindi mi è piaciuto parlare di narrazione, ma facendo perno su un recitativo e su un'aria fondamentale delle nozze di Figaro di Mozart e di Da Ponte. E quindi ci siamo sentiti questo momento magico in cui il personaggio della contessa si interroga su quello che sta facendo, su quello che sta sentendo, sul destino di solitudine e di possibile trasformazione. Nel nome della trasformazione forse siamo qua a parlare in senso proprio globale. Trasformiamoci.